parliamo di peperoncino. Viene utilizzata anche come pianta ornamentale, ma la stragrande maggioranza delle sue varietà è dedicata alla cucina e a condire saporitamente e piccantemente i nostri cibi. È una pianta originaria del Centro America e Cristoforo Colombo con la sua scoperta la fece conoscere a tutto il mondo. È una spezia con la caratteristica di dare il gusto piccante ai cibi. Il grado di piccantezza viene regolato da una scala chiamata scala Scoville. La scala Scoville non è altro che una numerazione del grado di piccantezza di ogni singola varietà. Si parte da zero con i più dolci fino ad arrivare a quello che oggi è il record di 2.200.000 stabiliti dalla varietà Carolina Reaper. Oggi qui con me ho tre delle varietà più conosciute e più utilizzate nelle nostre cucine. Ha un grado di piccantezza media. Abbiamo il Cayenna con un grado di piccantezza 4000, il nostrano diavolicchio calabrese con un grado di piccantezza 5000 e il Nagamoric piccantezza 7000. Diciamo che queste sono le varietà più utilizzate nelle nostre zone in cucina, oltre all'abanero che ha una gradazione di piccantezza ancora superiore. Il peperoncino ama un terreno molto asciutto, per questo dovrete aggiungere della sabbia al terriccio quando andrete a travasare le piantine. È una pianta mediterranea, quindi ama i posti soleggiati, ma non dovrete far mai mancare l'acqua. Nel periodo più caldo dell'estate dovrete innaffiarli anche due volte al giorno. Tuttavia, nonostante questi piccoli accorgimenti, è una pianta veramente facile da coltivare nel vostro balcone o nel vostro giardino. Vi consiglio di fare il travaso verso metà aprile, quando le temperature si saranno alzate. Una volta messe a dimora, date la giusta dose di acqua e vedrete che verso fine giugno e primi di luglio inizieranno a fruttificare. A quel punto non fate mai mancare l'acqua e vi daranno i frutti fino ai freddi d'inverno. Una pianta di peperoncino, nell'etichetta è sempre riportato il grado di piccantezza. Fate bene attenzione a scegliere quella adatta al vostro palato. La piccantezza deve essere un piacere, sappiate scegliere. Avete visto che non è difficile, basterà avere un po' di pazienza e vi gusterete tutta la piccantezza del vostro peperoncino. Ma attenzione però, vi do un consiglio pratico. Quando raccoglierete i vostri frutti freschi, i vostri bei peperoncini e li avrete triturati nel vostro piatto preferito, lavatevi bene le mani prima di toccarvi ogni altra parte del vostro corpo. Eviterete così di sentirvi un po' piccanti anche voi. Nel tardo autunno, quando le piante ancora saranno cariche di frutti, vi conviene tagliarle e appenderle in qualche posto, in magazzino o in garage. I frutti si essiccheranno e avrete anche il loro gusto per tutto l'inverno. Se trovate interessanti i miei video, non esitate ad iscrivervi al mio canale YouTube Giardino Facile o alla pagina Facebook Giardino Facile. Cliccate mi piace, entrerete a far parte della nostra comunità amanti del giardinaggio.
Bene, abbiamo visto che anche coltivare il peperoncino è una cosa veramente facile. A questo punto, come sempre, non mi rimane che augurarvi buon divertimento. Ciao!